Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo Venimecum a domanda e rispondo, dove tenterò di rispondere alle vostre domande, cominciando da Federico Falciani, a cui la volta scorsa chiesi di inviarmi tutto ciò che sapeva sul mostro Baco in modo da potergli fare un video in cui gli davo una mia opinione, e lui mi scrive: nella mitologia giapponese bastava pronunciare 3 volte questa frase, Baku viene a divorare questo incubo, per far apparire il mostro Baku e far scomparire il brutto sogno. Il Baku, nella mitologia giapponese, è una creatura benigna e veniva descritta con occhi di rinoceronte, corpo di orso, zampe di tigre, coda di bue e testa di elefante. Nella mitologia cinese veniva descritto con aspetto di capra, 9 code, 4 orecchi e occhi sul dorso. Parleresti anche del ritrovamento della fata mummificata di Glasgow? Grazie. Allora, se questo è tutto ciò che sai a proposito di questo Baku, allora che vuoi che ti dica? Prova, cioè la prossima volta che hai un incubo ricorrente, prova a recitare 3 volte questa frase e vedi se compare questo mostro Baku. Io dubito fortemente che succederà, ma nell'eventualità che dovesse succedere, attraverso il suo aspetto puoi determinare se si tratta di un Baku della mitologia giapponese oppure un Baku della mitologia cinese. Riguardo invece alla fata mummificata di Glasgow, devi sapere che ce ne sono due. La prima comparve sul web il 1° aprile del 2014 ed era un semplice pesce d'aprile, ovvero uno scherzo, quindi tutto ciò che da allora è stato detto riguardo questa fata mummificata sono solo invenzioni. La seconda fata di Glasgow invece è quella che compare nei video che mi avevi inviato e di cui non ho più il link, perché tu continui a modificare i messaggi che mi invii senza darmi il tempo nemmeno di capire di che cosa mi stai parlando. E comunque, dicevo, riguardo a questa seconda fata, si dice che sia stata esaminata da degli archeologi e degli esperti forensi, anche se non viene specificato chi siano questi archeologi o questi esperti forensi, e che abbiano determinato che questa creatura è autentica e che l'hanno sottoposta a Era Jix, che ha evidenziato che ha uno scheletro simile a quello di un bambino, ma con delle ossa cave come quelle degli uccelli. Si pensa che fosse in grado di riprodursi, anche se non sanno spiegare in che modo, dato che nei resti non ci sono parti di organi riproduttivi. Andiamo avanti rispondendo alla domanda di Callisto Lake, che mi scrive: scusa gli errori, e qui mi verrebbe da dire quali, quelli della volta scorsa o quelli di questa volta, perché mi scrivi: ti volevo chiedere se potessi approfondire Storia di Azzurrina, in quanto non dice mamma, ma Palla non esisteva ancora. Poi, se puoi, vedi se troivi avvistamenti appunto dei Mostro Camp. Grazie. Allora, io immagino che tu mi stia chiedendo degli approfondimenti riguardo a una cosa che dissi in uno dei miei video dedicati ad Azzurrina, secondo cui, seguendo l'idea sbagliata, forse sbagliata, che all'epoca di Azzurrina una bambina si rivolgesse a sua madre con la parola mamma anziché con la parola madre, mi sono accorto che in una traccia audio dove dovrebbe esserci la parola mamma, io sento la parola palla, che ha un senso perché rispecchia ciò che veniva detto nella leggenda originale di Azzurrina, ovvero quella storia che venne resa pubblica attraverso la trasmissione Misteri condotta da Lorenza Foschini, trasmessa su Rai 2, se non sbaglio, nel dicembre del 1994, e che diceva così: era il solstizio d'estate del 1375. Mentre il castello era sotto assedio e in concomitanza con un violento temporale estivo, la figlia unica del castellano, Guendalina, di 8 anni, era stata portata al riparo nell'area ovest della fortezza, sotto la sorveglianza di 2 guardie armate, e proprio sotto il loro sguardo, mentre la bimba stava giocando a palla nel corridoio, accadde un fatto misteriosissimo.
Guendalina sparì nel nulla e non riapparve mai più, come inghiottita dai misteri del castello. Nei secoli seguenti, la piccola, ribattezzata Azzurrina per gli occhi e gli abiti celesti, viene sentita ogni anno lustro mentre ride o gioca a palla nel luogo in cui si dice sia scomparsa. Ora, non saprei bene che tipo di approfondimenti vorresti su questa affermazione, oltre quello che ti ho già detto. Quindi passo all'altra richiesta, che è quella degli avvistamenti su questo mostro camp, e l'unica cosa che posso dirti è che, a meno che tu non abbia sbagliato a scrivere il nome di questo mostro camp, devo dirti che questo mostro camp non esiste, quindi è inutile andare a cercare degli avvistamenti riguardanti un mostro che non esiste. Andiamo avanti rispondendo alla domanda di PA, OPA, OPA, non so mai bene quale delle tre devo utilizzare, quindi da questo momento in poi ti chiamerò PA, che è il personaggio del telefilm A-Team, che scrive: io invece vorrei chiederti di fare un elenco delle creature o fenomeni paranormali che per te sono autentici tra quelli che hai avuto modo di esaminare. Allora, diciamo che farci un elenco sarebbe molto breve, perché sono veramente poche quelle creature e quegli eventi paranormali che ho potuto, diciamo, approfondire e trovare alcune risposte che rendono quel mistero un qualcosa di possibilmente veritiero. E uno di questi, nel caso delle creature, è quella della vicenda della fioreria arcobaleno, che ho riproposto anche in altri video, facendo capire che secondo me potrebbe trattarsi di una silfide. Mentre per quanto riguarda i fenomeni paranormali c'è il caso di Azzurrina, perché nonostante siano passati quasi 30 anni da quando venne trasmessa sulla trasmissione Misteri la vicenda di Azzurrina, nessuno è riuscito da allora a dare una risposta al come o al perché si sia verificato questo fenomeno di voci misteriose nelle registrazioni, oppure il motivo, cioè un significato a questo fenomeno. E passiamo ora a rispondere alla domanda di Simone Ravisarda, che è quello che, diciamo, ha dato il via a questi venimecum a domanda rispondo, e mi scrive: faresti la storia dei demoni dell'Africa? Creature dal corpo umano con la testa di coccodrillo, serpenti, leoni ed elefanti. Ma tu ti rendi conto di cosa mi stai chiedendo? Perché io ho rivolto questa tua stessa richiesta sul motore di ricerca Google e mi sono uscite tante di quelle cose, ma nessuna che riguardi dei demoni africani che abbiano questo aspetto. Quindi mi viene da chiedermi: tu dove hai sentito parlare di questi demoni africani che hanno questo aspetto metà uomo, metà leone, metà coccodrillo e via dicendo? Se invece mi avessi chiesto: Enzo, conosci qualche demone africano che abbia queste caratteristiche fisiche? Allora io in quel caso avrei consultato i miei famosi archivi e ti avrei detto che no, non ne conosco, però c'è un demone un demone sudafricano che potrebbe interessare a Gandalf il Grigio, perché per certi aspetti ricorda molto la vicenda della bestia dello Gévaudan. In che senso? Allora, questo demone è chiamato Isitwalangchengce, spero di averlo pronunciato nel modo giusto, quindi per non ripronunciarlo diremmo solo demone. Quindi, dicevo, questo demone veniva descritto avente l'aspetto simile a quello di una iena, ma con una testa più grande, e questo ci riconduce alla bestia dello Gévaudan, perché nel caso della bestia dello Gévaudan c'era chi aveva ipotizzato che poteva essere una iena. Poi si dice che questo demone assale donne e bambini, e nel caso dello Gévaudan infatti la bestia dello Gévaudan aggrediva donne e bambini, ma in quel caso bisogna tenere presente che era facile che fossero donne e bambini ad essere aggrediti, visto che erano loro che accudivano il bestiame e che li portavano al pascolo.
Infine, si dice che questo demone, che ama il cervello umano, tende a sbattere le proprie vittime contro le rocce in modo da spaccargli il cranio per mangiarsi il cervello. E si dice che si mangia quello che più gli aggrada e lascia lì tutto il resto, un po' come faceva in effetti la bestia dello Gévaudan. Ovviamente non è che spaccava il cranio alle persone sbattendole contro le rocce, o almeno non ho mai letto nulla del genere, però come questo demone non si nutriva di tutto quanto il corpo della sua vittima, ma se ricordo bene si nutriva, mi sembra, solo delle viscere e del sangue e lasciava lì tutto il resto. Per quanto riguarda invece la seconda domanda che mi fai e che farai mai delle live, la risposta è no, non ci penso proprio. È già difficile per me riuscire a rispondere alle vostre domande avendo il tempo e il modo di riflettere e ragionare su ciò che mi chiedete. Quindi immagino cosa potesse accadere facendo dei live. Quindi no, assolutamente no. Andiamo avanti rispondendo alla domanda di Nico Rigato che mi scrive: volevo chiedere se potevi raccontarmi qualcosa di più sulla morte di Elisa Lam al Cecil Hotel. E qui mi sembra un po' il cane che si morde la coda, perché io ho già fatto un video sulla morte di Elisa Lam al Cecil Hotel, quindi se tu non specifichi cosa vuoi sapere da me riguardo alla morte di Elisa Lam, che ti devo dire? Guardati il mio video, perché più di questo non posso dirti. Capito? Quindi pensa a cosa vuoi sapere e io cercherò di darti una risposta. E terminiamo questo video di risposte rispondendo a Matteo Rigato, che non fa una domanda ma una precisazione sulla domanda della volta scorsa, e scrive: ma era per ridere, guarda che stavo scherzando. Non pensavo che avresti letto il commento e lo avessi preso in considerazione. In realtà sapevo che scherzavi, o meglio, immaginavo che stessi scherzando, ma dato che mi è capitato che mi hanno fatto delle richieste su degli argomenti che poi sono risultati essere dei videogiochi, allora ho preferito dare comunque una risposta, in modo anche da far capire a chi mi segue che io non sono un motore di ricerca, oppure un'enciclopedia vivente di miti, mostri, leggende e via dicendo. Io quello che posso dirvi è solo quello che riesco a leggere, vedere, sentire o sperimentare riguardo a un determinato argomento legato al paranormale. Più di questo non posso. Bene, detto questo, non mi rimane come sempre che ringraziarvi per l'attenzione e vi do appuntamento nel prossimo Venimecum a domanda rispondo, dove spero riuscirò finalmente a dare le risposte che tanto cercate. Quindi, grazie ancora e vi aspetto nel prossimo video.